Ignorare il povero è disprezzare Dio. Se io non spalanco la porta del mio cuore al povero, quella porta rimane chiusa, anche per Dio, e questo è terribile. Così Papa Francesco ha commentato la parabola dell'uomo ricco e del povero Lazzaro nella catechesi dell'udienza generale tenuta in piazza San Pietro davanti a più di 40.000 fedeli. Proseguendo le catechesi sul tema della misericordia, il Papa ha ricordato che Lazzaro rappresenta bene il grido silenzioso dei poveri di tutti i tempi e la contraddizione di un mondo in cui immense ricchezze e risorse sono nelle mani di pochi. Dopo aver ignorato per tutta la vita il povero che muore di fame, il ricco muore e si ritrova all'inferno, dove chiede inutilmente da bere a Lazzaro che è in paradiso. Ignorare il povero e disprezzare Dio. C'è un particolare nella parabola che va notato. Il ricco non ha un nome, soltanto l'aggettivo, il ricco. Mentre quello del povero è ripetuto 5 volte. E Lazzaro significa Dio aiuta. Lazzaro che giace davanti alla porta è un richiamo vivente al ricco per ricordarsi di Dio, ma il ricco non accoglie tale richiamo. Sarà condannato pertanto non per le sue ricchezze, ma per essere stato incapace di sentire compassione per Lazzaro e di soccorrerlo. La misericordia di Dio verso di noi, ha concluso Francesco, è legata alla nostra misericordia verso il prossimo. Quando manca questa, anche quella non trova spazio nel nostro cuore chiuso, non può entrare. Nel mistero della nostra salvezza, Cristo unisce la povertà alla misericordia.